Il governo prende atto del suo fallimento, così il segretario del Partito Democratico Bersani che boccia la proposta di larghe intese di Casini. Da Washington l'inviato Roberto Toppetta. Bersani e Casini rilancia l'idea di un governo di larghe intese con Berlusconi e dice che il PD ci sta. Il PD ci sta davvero? Casini dice che Berlusconi può stare lì perché ha vinto le elezioni. Sì, ha vinto le elezioni, ma Berlusconi ha anche fallito. E quindi quello mi pare un punto insuperabile. Non vedo quella soluzione, francamente. Lei dice quindi sì alle larghe intese, ma no a un governo con Berlusconi? No, io dico la maggioranza prenda atto della sua crisi. Questo sto dicendo. E aggiungo, ormai siamo al punto in cui l'unica novità può essere l'avvio del superamento del berlusconismo. Casini è in pieno movimento e sembra andare verso destra. L'alleanza tra il PD e l'UDC è già andata in fumo? Adesso non è che abbiamo mai avuto un'alleanza, così come Casini non ce l'ha ancora con il centrodestra. Il dato di fondo della nostra situazione è una situazione in movimento, critica, difficile da interpretare, ma che ha un punto chiaro. La maggioranza, davanti ai grandi temi economici e sociali, le esigenze che il Paese ha, mostra di non farcela. Questa è l'origine di tutte le tensioni. Il resto è tutto chiacchiera, politicismo. C'è parecchia curiosità per questa sua visita negli Stati Uniti. Che cosa è venuto a fare qui? A parlare con tantissima gente, centri di ricerca, esponenti del Congresso, l'amministrazione, sindacati e così via, per capire un po' come vanno le cose. Tanto per dirne uno, ma questa crisi qui, dove gli stati sono indebitati per rispondere ai guai della finanza, adesso sto debito deve pagare le politiche sociali nel mondo o non deve pagarlo la finanza?